Allora, l'uomo tigre, a conclusione di questa bella serata dedicata alla poesia, alla pace, alla giornata mondiale della poesia, ci parlerà del viaggio che noi con l'amore per il viaggio. Cosa ci spinge a partire e a ritornare? Se non mi rubassi una bicicletta. Sì. Vamo. E allora, il viaggio è qualche cosa che ci sprigiona dentro di noi, che quando accumuliamo qualche cosa che non va, cerchiamo di sfuggire da una realtà e cerchiamo di capire di viaggiare. Viaggiare dove? Allora, potrebbe essere un viaggio per noi, potrebbe essere un viaggio per qualcuno, non dovrebbe essere un viaggio di un ritorno, perché i viaggi sono viaggi lì per lì. Ma nel viaggio non c'è mai un viaggiante che dice io ho viaggiato, ma bensì dice sempre io mi sono fatto un viaggio, non dice mai io ho viaggiato, perché nello stesso tempo il viaggio è composto di ognuno di noi che dentro di noi abbiamo sempre dei viaggi, ma questi viaggi possono essere anche onirici, qualche cosa che non si può afferrare, come possono essere realtà. Il viaggio questa sera è dedicato al viaggio della poesia di ognuno di noi dentro, la quale cerchiamo di sprigionare la luna, la morte, il sole, l'ebbrezza e i nostri sogni, la quale ci sprigiona dopo una tesi di laurea non capita dalla scientifisiologia tecnica e all'avanguardia. Il vero viaggio, oggi come oggi, dell'essere umano è premere un bottone e si viaggia tecnicamente con i computer. Cerchiamo di capire il viaggio reale e il viaggio quello che non è reale. Oggi come oggi voglio sapere che significa l'uomo tigre. Accendo un tasto e cerco di capire chi è l'uomo tigre. Ma attenzione, che la vera cultura è quella nascosta che non si fa mai apparire otticamente e tecnicamente, ma che si nasconde dentro di se stessa. Allora perché si dice certe volte, peccato che certe volte una cultura nasce dove c'è una cultura e una cultura non nasce dove ci dovrebbe essere una cultura. Da Nagaris Maschera alla Tigre di Aura, voglio dire una poesia così, tanto per dire, una poesia aforismatica e nello stesso tempo che ha aforismatologia, la logica e l'aforisma, che ha a che fare con il nostro io del mare e qualche cosa di onirico. Allora, cerchiamo di essere sulla riva del mare. Passeggiando sulla riva del mare, otticamente, tecnicamente e neurologicamente e oniricamente, cercavo di fare arrivare le onde del mare tutto uguale. Tutto ad un tratto noto che le onde del mare è impossibile poter arrivare tutto uguale, perché arrivano uno dopo l'altro. Invece, osservando la nostra immagine, che siamo un'immagine perfetta, siamo noi che facciamo incontrare il cielo con il mare. Ma otticamente è troppo lontano. Da Nagaris Maschera alla libreria Urso, 8 alle 8, la poesia di ognuno di noi. Grazie mille. Grazie. Diamo appuntamento all'uomo tigre alla prossima occasione e lo ringraziamo di averci accompagnato. Allora, Nino, dimmi. Forse spendo una porta aperta, vi chiedo scusa anticipatamente per questo. Comunque, mi attende la rosa del rito parlando di luna. A proposito di luna, questa è una serata particolare, per due motivi. È luna piena e poi l'aspetto più importante è che la luna questa sera è alla minore distanza dalla Terra. Non si ripeteva da 19 anni, si ripeterà fra 19 anni. Questa sera alle ore 21:47 vedremo la Luna nella dimensione maggiore e con la luce maggiore rispetto agli altri giorni. In sostanza è il punto più vicino che viene detto a Perigeo. E c'è Liliana che concluderà con una sua canzone con dei versi bellissimi di Edoardo Bennato. Seconda stella destra, questo è il cammino, e poi diritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è.
scusate, no, ho toccato la chitarra qualcuno, perché la corda è incastrata. Ricominciamo. Ricominciamo. Ciao, lei. Sono quella personale.